Segnale News. Giovedì 7 luglio 2016, aperte online. Buona giornata dalla redazione Marco Dandini, regia Davide De Santis. Come di consueto apriamo con la pagina della cronaca. È Aldo Reale, l'uomo di 63 anni di Arpino, trovato cadavere lungo le sponde del fiume di Riassola. A dare l'allarme è stata la moglie, preoccupata che non avesse fatto ritorno a casa. L'uomo è stato trovato riverso in terra nei pressi del fiume. È stato colto evidentemente da un malore, ma comunque a stabilire con esattezza le cause del decesso saranno i risultati dall'autopsia che è stata effettuata nel corso del pomeriggio di ieri. Ancora la cronaca: ha inalato l'odore della tinteggiatura che stava dando ad una botte dell'acqua usata per innaffiare l'orto di casa ed avrebbe perso i sensi. Così un anziano di 80 anni di Veroli, precisamente San Giuseppe Le Prata, è stato trasportato con urgenza presso l'ospedale di Frosinone per intossicazione. Allo stato attuale è tenuto sotto osservazione. Come ogni estate, soprattutto nelle località turistiche, aumentano i prelievi di contante al bancomat e aumentano i tentativi di clonazione di carte e codici attraverso gli skimmer. Questo quanto si legge sul profilo dell'organizzazione governativa Una Vita da Social, che vede impegnata la Polizia di Stato nella prevenzione e repressione di ogni tipo di truffa. Resta alta l'attenzione sul fenomeno dell'installazione degli skimmer. Come detto, gli skimmer sono i lettori dei dati di bancomat e carte di credito messi dai truffatori per rubare le informazioni e i codici PIN dei clienti. Dalla Polizia di Stato invitano dunque a fare massima attenzione quando preleviamo in orario di chiusura dell'istituto di credito, ricordando a tutti che qualora si dovessero notare dei movimenti sospetti di avvisare subito le forze dell'ordine. La pagina del lavoro: la senatrice del Partito Democratico Maria Spilabotte ha scritto a Giovan Pietro Castano, responsabile dell'unità crisi d'impresa del Ministero dello Sviluppo Economico, per sollecitare un incontro richiesto dal gruppo Mabo Prefabbricati di Supino. La senatrice Spilabotte spiega, tra le altre cose: il tempo stringe, quindi la vicenda va affrontata subito. Per questo ho inviato un sollecito dove ho evidenziato le preoccupazioni rispetto a quelle che saranno le sorti dei lavoratori dello stabilimento di Supino. E concludiamo con la pagina dello sport. Il Dertona Basket ha comunicato di avere sottoscritto un accordo valido per la prossima stagione sportiva con Davide Alviti. Alla grande, di 2 metri e 2 centimetri, Alviti, lo ricordiamo, è nato ad Alatri nel 96 ed è cresciuto cestisticamente presso l'Eurobasket Roma, club con il quale ha giocato ininterrottamente dal 2011 fino alla stagione 2014-2015. Dunque, in bocca al lupo a Davide Alviti. Ultima notizia per questo appuntamento informativo. Noi ci risentiamo tra poco. Segnale News.